Onorevole, siamo. Onorevole Ugias, buongiorno. Non so se... Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuto a Festaman. La ringrazio per aver partecipato a nome di IRS a questo tema. Ricordiamo il titolo, che è Sovranità e diritti, esperienze e proposte per un cammino di autogoverno. E quindi ci piacerebbe sapere, insomma, la sua visione, il suo punto di vista su questo tema. Grazie. Se può attenersi magari ai 5 minuti, così poi riusciamo anche tecnicamente a gestire tutto il convegno. Grazie. Buongiorno a tutti. Intanto io mi scuso per due ragioni. La prima, perché purtroppo non sento bene, c'è un rimbombo di fondo che mi impedisce di sentire le tue parole. E prima ancora mi scuso per non essere presente, cosa che avrei voluto fare molto volentieri se non ci fosse stata la coincidenza della festa dell'Italia dei Valori qui a Vasto sull'Adriatico, che mi impedisce di essere presente. Non di meno volevo dire questo, che il vostro tema è assolutamente rilevante e attuale, perché pone in maniera forte il problema del rapporto tra Stato e Regione, e credo che mai come in questo momento metta in discussione quel patto che noi all'indomani della Seconda Guerra Mondiale abbiamo fatto con lo Stato italiano. Far valere la nostra specialità, la nostra autonomia, in cambio di un riconoscimento delle nostre caratteristiche, che si trasformasse in quote di autonomia e di specialità e anche corrispondentemente di attenzioni da parte dello Stato. Oggi credo che dovremmo prendere atto di questo. Quel patto va rivisto, ma siccome abbiamo un interlocutore sordo e cattivo che ci taglia di volta in volta quelle ali per poter volare di cui la Sardegna ha bisogno, soprattutto in questo momento, si pone il problema di come contrapporsi, e certamente non possiamo avere una contrapposizione col sorriso, con lo zainetto sulle spalle, facendo delle manifestazioni che non portano assolutamente a nulla. Manifestazioni, non mi intendo manifestazioni di popolo, ma esibizioni, balletti che purtroppo il governo regionale in questo momento sta semplicemente attuando. Dobbiamo porci il problema di che cosa fare per reagire davanti a questi soprusi. Sì. Posso dire? Sì, può anche continuare. Noi sentiamo benissimo. Può continuare. La sentiamo allora, benissimo. Il problema è, credo l'analisi l'abbiate sviluppata bene, il problema delle entrate, l'avvertenza delle entrate, che è un altro accordo non rispettato da parte del governo nazionale. Noi nella scorsa legislatura avevamo strappato questo accordo, forse non splendido, forse potevamo portare a casa qualcosa di più, lasciare magari la sanità a carico dello Stato nazionale, però era comunque un buon accordo che garantiva alla Sardegna una serie di entrate. Il problema dei trasporti, le servitù militari sulle quali non si può discutere minimamente, l'emarginazione della Sardegna nei processi decisionali, porta a dire che qua c'è un popolo che è calpestato. Allora, che fare? Io penso che non possiamo in questo momento non partire da una considerazione banale, è palese. Se guardiamo una delle due forze politiche che in questo momento reggono il governo nazionale del Paese, vediamo che in continuazione ci propongono un concetto semplice: l'Italia sta andando allo sfascio, prepariamo a organizzarci la Padania. Che è una cosa gravissima, è un attentato alla Costituzione, che però legittima da parte della Sardegna una prenotazione uguale, che può essere verso il rispetto dei patti, ma può essere rispetto anche ad altre conseguenze. Se si mette in discussione il nostro patto, e l'altra cosa, lo voglio dire con chiarezza, che ogni tanto il governo nazionale, soprattutto la Lega, pone in discussione, è la nostra specialità, cioè l'accordo che ci lega con lo Stato nazionale. Se questo dovesse essere messo in discussione, io credo che la Sardegna non possa esimersi
da prepararsi anche a soluzioni che possano essere drastiche, non voglio dire rivoluzionarie, anche se il mio concetto di rivoluzione è certamente un concetto di rivoluzione pacifica, ma inteso nel senso di un cambiamento forte, radicale, totale. Se si mette in discussione quel patto che ci vincola all'Italia, la nostra specialità, allora siamo legittimati nell'ambito di un'Europa delle regioni, che non è quella quindi di una ipotesi di uno staterello, di una indipendenza che viene proclamata da una nuova repubblichetta, ma di una regione che nell'ambito comunitario vuol far valere le proprie prerogative, credo che ci dovremmo preparare a rimettere in discussione quel patto che già altri stanno mettendo in discussione. La sovranità appartiene al popolo, si dice nella nostra carta costituzionale, e noi siamo un popolo. Se c'è uno Stato che calpesta una minoranza, se questo Stato opprime una parte del popolo, io credo che quel popolo, quale quello sardo, sia legittimato a organizzarsi e a pensare innanzitutto alla tutela dei propri bisogni, del proprio sostentamento, perché oggi è in discussione anche quello, il nostro sostentamento economico, il nostro diritto alla mobilità, che non è, guardate, una cosa che si possa affrontare come questa navicella della flotta sarda, che è una goccia nel mare. Voi pensate, giusto per dare l'idea, è vero che sta toccando i sogni di molti sardi, ma sembra, dai dati che io ancora non ho, ma immagino complessivamente possono essere in quest'ordine, su 5 milioni di passaggi che sono stati fatti l'anno scorso, va a toccare circa 150.000 trasporti, che è una cosa proprio irrilevante, non è una soluzione. E noi non possiamo permettere di rimanere isolati se non alla misura in cui lo vogliamo noi. Andrea. Grazie onorevole. Grazie onorevole. Grazie onorevole Ugias.